Soprattutto per conoscerci, per chi non ci conosce, e soprattutto per potervi, come dire, coinvolgere e sperare nel vostro appoggio. Senza di voi ovviamente non riusciamo a fare niente, però questo è un momento importante, un momento storico, perché effettivamente per come si è impostata e come è nata questa campagna elettorale, ora o mai più. Per cui o diamo una svolta adesso oppure non ci dobbiamo lamentare, non abbiamo diritto a lamentarci e dire che non teniamo le strutture, che la spazzatura non ce la raccolgono, che cresce l'erba e nessuno se ne frega, che invece dei gatti troviamo animali di tutti i tipi in circolazione. Ora è il momento buono, quindi a tutti voi il compito di darci una mano, perché poi indipendentemente da chi si propone, chiunque può decidere di candidarsi, però chi fa la differenza sono gli elettori. Perché ognuno di noi, quando va nella cabina, ha l'opportunità di esprimere una preferenza. Quindi, indipendentemente dai condizionamenti, indipendentemente da qualsiasi altra cosa, cercate con la vostra intelligenza di scegliere le persone che ritenete possano dare un contributo. Siamo tutti quanti bravi, siamo tutti quanti capaci, però magari ci può essere chi effettivamente può dare qualcosa in più. Chi magari cerca di mettersi a disposizione della gente senza niente chiedere. D'altra parte, voglio dire, noi siamo lì perché dobbiamo dare un contributo, dobbiamo dare una mano a chi ha bisogno e dobbiamo provare a risolvere dei problemi. Per tutto il resto c'è la mano del Padre Eterno che deve sovrintendere a tutti quanti. Quello che farete, ovviamente, abbiamo motivo di ringraziare chiunque di voi ci dà una collaborazione e anche chi non collabora. Che però poi dopo non devi venirti a lamentare, perché quella è la cosa più facile, quella di commentare, criticare, tu hai fatto o non hai fatto. Quindi ora è il momento opportuno, ora è il momento decisivo. Abbiamo un candidato a sindaco che è una persona eccezionale, è un grande conoscitore della macchina amministrativa, quindi non ha bisogno del consiglio di interpellare uno piuttosto che un altro, è una persona competente della materia, non perché gli altri non hanno, diciamo, esigenza di essere consultati, ci mancherebbe, il confronto è la prima cosa, però è fondamentale che una persona che è in grado di dare una forte mano a Nola, è una persona inserita, conoscitrice della macchina amministrativa ed è fondamentale per tutti quanti noi. Quindi grazie a tutti quanti, dateci sostegno, perché altrimenti non avete nessuno di voi diritti di lamentarsi. Io l'ho detto ieri in un comizio, lo dico anche stasera, perché probabilmente le persone, sebbene ti conoscono, vogliono qualche impegno da parte di chi si accinge a ricoprire l'incarico di amministratore comunale. Qui siamo in un rione dove chiaramente ci sono delle esigenze, noi le conosciamo molto bene. È inutile dire vi promettiamo, faremo, non faremo. Conosciamo bene questa realtà, diciamo, di questo parco, di questo agglomerato urbano che fa parte della nostra città. E sappiamo pure che ha bisogno di un intervento massiccio di riqualificazione. Per questo noi ci sentiamo di prendere l'impegno che all'indomani della vittoria elettorale mettiamo in cantiere anche questa località, anche questa località per addivenire a una riqualificazione e per farvi vivere sicuramente in modo molto più dignitoso, tale che scendendo dai vostri appartamenti potete avere, non dico lo stesso agio, stando nelle aree, diciamo, condominiali, ma comunque vivere in degli spazi qualificati. Questo è un impegno, diciamo, che bisogna prendere con i residenti, perché altrimenti la nostra venuta qui non avrebbe senso. Ribadisco, se siamo qui e voi state di fronte a noi, significa che c'è già volontà di appoggiare il nostro percorso, però per dare forza al nostro percorso e per far sì che la vostra voce si possa anche diffondere all'interno di tutto questo parco, significa che per noi c'è una piglia di impegno, significa che dobbiamo essere concreti,
e dobbiamo poi realizzare le cose che vi diciamo. Su questo noi ci sentiamo di farlo e per questo noi vi chiediamo fiducia nel voto, in modo tale che andremo a fare quello per il quale ci siamo impegnati e ci stiamo impegnando stasera stessa. Questo è il senso.